Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia su Bob Italia. Questa è la seconda puntata della miniserie, tra virgolette, dedicata ad Alessandro il Grande, Alessandro di Macedonia. Quindi, se vi siete persi la prima, andatevi a recuperare la puntata di ieri, perché ovviamente la storia prosegue da lì. Eravamo arrivati al 336 a.C. Avevamo lasciato Alessandro, divenuto ormai adulto, e alla morte di Filippo II, il padre divenuto re di Macedonia. Subito dopo aver posto fine a qualunque rischio interno per il suo trono, facendo giustiziare Aminta e Attalo, mentre la madre si occupava di Cleopatra e Euridice, Alessandro si preoccupò di ristabilire il suo controllo anche sui territori limitrofi. Raccolto l'esercito, infatti, marciò verso sud e marciò verso le città greche, che intanto si stavano sollevando e avevano inizialmente posto dei dubbi sul suo comando. Ma una volta che videro arrivare l'esercito di Alessandro, decisero di chinare il capo e di accettare che Alessandro prendesse il posto del padre quale capo della Lega Panellenica, della Lega di Corinto. Una volta ristabilito, o almeno così pensava, il controllo sulla Grecia, Alessandro si occupò del nord. Dai Balcani, infatti, alcuni popoli stavano calando verso sud, razziando i territori a nord della Macedonia e la Tracia, in particolare il popolo dei Triballi che Alessandro inseguì fino al Danubio e poi sconfisse sanguinosamente. La campagna di Alessandro durò parecchi mesi e mentre stava combattendo verso nord, in Grecia giunse la notizia, o almeno questo era quello che si diceva, che Alessandro fosse morto in battaglia. Bastò questo perché le polis, che pochi mesi prima avevano giurato fedeltà a lui e alla Lega di Corinto, si sollevassero nuovamente. In particolare si sollevarono nuovamente Atene e Tebe, che già Alessandro insieme al padre aveva sconfitto qualche anno prima a Cheronea. Alessandro però ovviamente non era morto, altrimenti questa storia sarebbe già finita e nessuno si ricorderebbe di Alessandro. Ma raccolto nuovamente l'esercito, dopo aver sconfitto i triballi, marciò molto rapidamente verso sud ed entrò nell'Attica. Costretta Atene, che in effetti non combatté in alcun modo alla resa, in cambio semplicemente della consegna di alcuni dei congiurati, marciò su Tebe. Se Atene l'aveva risparmiata, decise che Tebe sarebbe stato un esempio, e così fu perché dopo averla assediata, la distrusse completamente, fatta eccezione per la casa del poeta Pindaro, e vendette come schiavi gran parte dei suoi abitanti. A questo punto la Grecia sostanzialmente fu nuovamente stabilizzata. Stabilizzata la Grecia, stabilizzato il nord, finalmente Alessandro poteva seguire il sogno di suo padre, raccogliere le sue armate, attraversare l'Elesponto, raggiungere le armate macedoni che già si trovavano al di là del Mar di Marmara e iniziare la sua guerra contro la Grecia e la Grecia contro i persiani. A capo dell'impero persiano c'era Dario III, re dei re e signore di tutte le terre che andavano dall'Egitto alla Turchia, la Fenicia e poi, sempre verso est, attraverso la Persia vera e propria, la Babilonia ovviamente, fino all'Indo e quindi all'India. I suoi satrapi controllavano un territorio veramente immenso e non per nulla lui era appunto chiamato re dei re. Dario III inizialmente sottovalutò la forza dell'esercito di Alessandro e in effetti l'esercito che Alessandro si portò al di là dell'Elesponto era dimensionalmente non molto grande. Certo, era molto grande per la Grecia, ma non era minimamente paragonabile alle forze che Dario avrebbe potuto schierare. Secondo quanto riportano gli storici dell'epoca, ce ne sono un gran numero, addirittura lo storico ufficiale seguiva ovviamente la campagna di Alessandro, ma abbiamo i diari di Tolomeo, che compagno di Alessandro diventerà poi re d'Egitto e ci ha lasciato i suoi diari. Ebbene, secondo le varie fonti storiche, l'esercito di Alessandro andava tra i 35, 40.000 fino a 50, 60.000 uomini, anche se oggi gli storici pensano che 40.000 uomini sia probabilmente il numero esatto. Non erano ovviamente tutti macedoni, ma una parte di questi erano greci che erano stati mandati per partecipare alla guerra dalle polis greche della Lega di Corinto. Insieme contro, o meglio, questo esercito,
il capo militare dell'attuale Anatolia, quindi dei potentati che facevano parte dell'impero persiano in Anatolia, era un greco naturalizzato persiano, si chiamava Menmone, veniva da Rodi ed era un capo mercenario che sostanzialmente comandava, o meglio, così avrebbe dovuto, le forze militari persiane in Anatolia. Avrebbe dovuto, perché la tattica che lui propose al re dei re, ma soprattutto ai satrapi che controllavano le varie province, cioè i governatori provinciali, fu quella della terra bruciata. Si rese ben presto conto che l'esercito di Alessandro aveva bisogno costante di rifornimenti, rifornimenti che con gran difficoltà potevano giungergli dalla Grecia, perché sebbene l'esercito di Dario fosse ancora lontano, la sua flotta dai porti della Fenicia era ben presto giunta dell'Egeo e aveva sostanzialmente sottoposto la flotta macedone, che era molto inferiore nei numeri, a un blocco che rendeva molto difficile a Nearco, che era l'ammiraglio della flotta, il nutrire l'esercito di Alessandro. Alessandro aveva quindi bisogno di trovare oro e cibo sul territorio che attraversava. Menone propose di fare terra bruciata, bloccare qualunque possibilità di rifornimento ad Alessandro. I satrapi però si opposero. Si opposero perché da una parte pensavano di poter battere facilmente Alessandro, dall'altra ovviamente le terre che sarebbero dovute essere devastate erano le loro. Contro quindi qualunque proposta di Menone, i satrapi si opposero e obbligarono il mercenario greco a raccogliere le truppe, ovviamente quelle dei satrapi, e a dare battaglia ad Alessandro. La battaglia si svolse lungo il fiume Granico, Granico, molto vicino a dove si trovavano i resti della città di Troia. Ebbene, sul fiume Granico si svolse la prima delle grandi battaglie che videro contrapposti persiani e macedoni. In effetti, la battaglia del fiume Granico, a differenza delle battaglie successive, ci è stata descritta in due modi completamente diversi. Molto probabilmente perché, a differenza delle successive, non fu una, o almeno non fu inizialmente, una grande vittoria per Alessandro, e Alessandro non ci fece una così gran bella figura. Io vi racconterò la versione che è più probabile che sia avvenuta, ma vi darò poi notizia anche di quella che viene tramandata ed è un po' la versione classica della storia. Bene, Alessandro si trovò, mentre stava marciando verso sud, si trovò la strada sbarrata dall'esercito di Menmone, che era composto in parte da truppe greche mercenarie al suo comando, in parte dalle truppe dei satrapi della Lidia, dai satrapi della regione Ionia e dagli altri satrapi dell'Anatolia. Tra i due eserciti si trovava un fiume, cioè il fiume Granico. Quello che pensano gli storici è che, almeno inizialmente, giunti quasi a contatto, separati solamente dal fiume, Alessandro dispose le sue truppe lungo una linea, lungo il fiume, e poi tentò con la cavalleria, sotto il suo stretto comando, di forzare il guado, attraversare il fiume per poter attaccare direttamente le truppe persiane. Questo suo tentativo, che gli era stato sconsigliato in realtà dai suoi comandanti, fallì miseramente e così Alessandro, calata la notte, decise di accettare la proposta di Parmenione. Parmenione era un grande generale, era stato un grande generale, se non il principale generale macedone sotto il padre di Filippo, ed era ancora una voce molto ascoltata anche ovviamente sotto il regno di Alessandro stesso. Parmenione propose di fare una cosa diversa: invece di attaccare il mattino dopo cercarono nuovamente di superare il fiume, e gli propose che le truppe macedoni, con la cavalleria in testa, avrebbero attraversato il fiume poco più a valle, in modo da poterlo attraversare e combattere il nemico sulla terraferma. Alessandro si spinse avanti, utilizzò la cavalleria come schermo in modo da permettere alle fanterie, che erano molto più lente, di attraversare in sicurezza. Quando i persiani se ne accorsero, attaccarono e ovviamente il primo scontro avvenne tra le due cavallerie, perché i persiani accorsero alla massima velocità, ma ovviamente anche per loro la cavalleria attaccò per primo. Lo scontro fu durissimo. Lo stesso Alessandro, che combatteva sempre in prima fila, rischiò di morire e fu salvato dalla mano che lo stava per uccidere con un'ascia solamente grazie a Clito, il Clito il Nero, uno dei suoi compagni, che tagliò il braccio al nobile persiano che lo stava per uccidere. La vittoria della cavalleria macedone su quella persiana diede però modo alle truppe dei macedoni di attraversare il fiume, ingaggiare le forze persiane oramai demoralizzate e, grazie anche all'apporto della cavalleria, che fungeva come un martello contro l'incudine dei falangiti, di annientare l'esercito nemico.
Se una parte di questo esercito riuscì a fuggire, non riuscirono a fuggire i mercenari greci, che vennero catturati e divennero a loro modo, esattamente come la città di Tebe, un esempio, dato che gran parte di loro venne, coloro che non vollero unirsi alla campagna di Alessandro, vennero venduti come schiavi. La sua vittoria sul Granico iniziò ben presto a diffondersi in tutta l'Anatolia occupata dai persiani, anche perché la versione che in effetti si diffuse non era quella probabilmente reale che vi ho raccontato io, ma una versione edulcorata in cui il primo attacco di Alessandro ad attraversare il fiume era riuscito nel suo intento e aveva permesso alle fanterie di attraversare a loro volta e quindi la battaglia si era conclusa grazie a quest'atto di coraggio di Alessandro senza l'intervento di Parmenione. Ebbene, questa versione ovviamente si diffuse e si diffuse soprattutto tra le numerose polis greche che lungo la costa ionica e poi all'interno vivevano da tempo sotto il giogo persiano e che più volte si erano ribellate anche durante le guerre persiane stesse, anzi la loro ribellione aveva sostanzialmente portato allo scoppio della seconda guerra persiana. Ebbene, Alessandro, nei mesi successivi, siamo oramai nel 335 a.C., nei mesi successivi marcia verso sud, prima e poi verso est. Le grandi città gli aprono le porte, gli danno oro, gli danno cibo, riforniscono l'esercito e aumentano il numero di truppe di cui Alessandro ha a disposizione. Poche sono le città che gli resistono. Gli resiste Mileto per 10 giorni, ma si arrende quando la flotta persiana si allontana. Gli resiste Alicarnasso, gli resiste per lungo tempo, tanto che Alessandro è costretto ad un vero e proprio assedio. Un vero e proprio assedio che viene condotto con torri, armi d'assedio e che terminerà solo, secondo quello che dicono gli storici che ci raccontano questa storia, quando i persiani tenteranno una sortita per bruciare le armi d'assedio, sortita che fallirà miseramente e sostanzialmente dissanguerà tutto quello che era rimasto ai persiani da opporre ai macedoni. Mennone partecipò anche a questo assedio, fu anzi lui che comandò l'assedio e riuscì a salvarsi anche dalla caduta della città, ma purtroppo per lui e soprattutto purtroppo per i persiani, dato il valore che questo comandante militare aveva, la sua vita durò molto poco, morì infatti pochi mesi dopo di febbri. Senza più Mennone a bloccargli la strada, Alessandro riprese la sua avanzata verso est, raggiunse Gordio, dove avvenì il famoso episodio in cui lui, trovatosi davanti questo carro legato da un nodo che si diceva impossibile da sciogliere, lo tagliò e divenne così vaticinato che avrebbe conquistato l'Asia, ma soprattutto raggiunse quello che attualmente è il confine tra la Turchia e la Siria. Aveva lasciato parte dei suoi uomini indietro a conquistare le ultime città, ma lui era deciso ad avanzare perché le sue spie gli avevano detto che da est Dario, che ormai aveva capito che l'esercito macedone era un vero pericolo, stava avanzando al comando del grosso dell'esercito. Il grosso dell'esercito di Dario era veramente enorme. Le due forze si affrontarono nei pressi dell'antica città di Isso, un'importante città portuale dove la flotta persiana, che la flotta persiana utilizzava per rifornire l'esercito di Dario. I due eserciti che si scontrarono a Isso erano dimensionalmente molto diversi. Per quanto ne sappiamo, i macedoni avevano a loro disposizione fra i 30 e i 35.000 uomini, mentre l'esercito di Dario era veramente enorme. Alcuni storici parlano addirittura di 600.000 uomini. Una versione probabilmente più corretta parla di 110-130 mila uomini, ma stiamo comunque parlando di 4 volte il numero di truppe a disposizione di Alessandro. Alessandro a questo punto avrebbe potuto attuare una sorta di guerriglia, cercare di evitare l'esercito nemico, logorare l'esercito nemico, mentre quello che avrebbe dovuto cercare lo scontro era proprio Dario. Questo per due motivi. Primo, perché aveva bisogno di una battaglia decisiva ed era convinto di poterlo ottenere, sconfiggere e uccidere o catturare Alessandro, data la disparità di forze, ma soprattutto perché il suo esercito era a tutti gli effetti un gigante coi piedi d'argilla. Aveva bisogno di tanti rifornimenti che gli potevano giungere praticamente solo via mare. Peccato che, da quello che sapeva lui, le città fenicie fossero pronte alla ribellione e la flotta persiana era stata costretta a rientrare verso sud. Dario era quindi costretto a dare battaglia e curiosamente, quando decise di dare battaglia, lo fece in una situazione che ricordava moltissimo la battaglia del Granico, anche se a parti invertite.
Siamo nella primavera del 334 a.C. I due eserciti, ripeto, 110.000-130.000 persiani contro 30-35.000 macedoni, si trovarono in campo aperto. Tra di loro un piccolo fiumiciattolo facilmente guardabile che però separava le due linee. Dario aveva disposto il suo esercito in maniera molto simile a come appunto Alessandro aveva disposto al granico, con le fanterie disposte in linea e la forza di cavalleria di qua, sulla sua sinistra. Alessandro l'aveva disposto in maniera esattamente speculare, prendendo il comando della forza di cavalleria alla sua destra, quindi pronto a scontrarsi con la cavalleria a sinistra dei persiani, e dando ordine a Parmenione di comandare il grosso delle fanterie che si sarebbero posizionate al centro e avrebbero dovuto affrontare l'esercito persiano. Ovviamente i primi ad attaccare furono i persiani. Le loro fanterie, composte nella parte avanzata in gran parte nuovamente da mercenari greci, avanzarono senza sosta. Attraversarono il fiumiciattolo e iniziarono ad impegnare Parmenione. Parmenione ben presto si trovò in difficoltà. Le sue truppe erano molto minori di numero, rischiavano ogni volta di essere aggirate dalle truppe persiane e i greci combattevano con grande coraggio, ma soprattutto con grande coraggio combatteva il corpo scelto persiano degli immortali che si trovava esattamente al centro dello schieramento. Vi ricordate la battaglia di Cheronea, quella in cui Filippo sconfisse le forze greche? Ebbene, qua successe qualcosa di molto simile. Mentre le due forze si stavano scontrando, sull'ala la cavalleria di Alessandro riuscì a sconfiggere la cavalleria persiana. Sotto la forza, la spinta dell'esercito dei persiani e ovviamente dei mercenari greci, l'esercito macedone iniziò lentamente ad arretrare. Questo comportò che l'esercito persiano si scollò, si separò. Da una parte le truppe avanzanti, le truppe migliori, dall'altra le truppe rimaste di rincalzo, vicino ovviamente al re dei re, che Dario III, che dall'alto del suo carro comandava le sue truppe dalle retrovie. Si era creato un corridoio. Alessandro, come aveva già dimostrato alla battaglia di Cheronea, quei corridoi e il tempismo li conosceva benissimo. Dopo aver sconfitto la cavalleria persiana, raccolse nuovamente le sue truppe, o meglio i suoi cavalieri, e all'urlo di battaglia si lanciò come un cuneo attraverso proprio le due linee nemiche. L'esercito persiano sbandò. Sotto la forza del cuneo della cavalleria macedone si fece largo attraverso, spazzando via fanteria leggera e arcieri, puntando dritto verso il cuore dello schieramento persiano. Dario, che stava comandando e osservando la battaglia che si stava combattendo in lontananza, improvvisamente si vide arrivare contro delle furie. Alessandro, che combatteva addirittura in prima fila, uccidendo e massacrando tutto quello che si trovava davanti a lui, si trovò ad un certo punto a poche decine di metri da Dario, tanto che si disse che prese una lancia e provò a lanciarla contro il re dei re. Dario fu mancato. Quel colpo che avrebbe potuto mettere fine alla guerra lo mancò, eppure nonostante avesse ancora un esercito enorme davanti a lui, quel colpo lo terrorizzò e Dario diede ordine ai suoi uomini di voltare il carro e di scappare. Alla vista del re dei re che scappava, tutta la retroguardia dell'esercito collassò. I persiani iniziarono a fuggire in tutte le direzioni, cercando di seguire il loro re, mentre i comandanti non riuscivano più a tenerli. L'esercito persiano collassò. Alessandro avrebbe potuto inseguire, avrebbe potuto provare a catturare Dario, ma non poteva farlo. Perché dall'altra parte, vi ricordate, Parmenione stava combattendo con le forze, contro le forze migliori dell'esercito persiano, Parmenione gli fece sapere che le sue forze non ce la facevano più. Il suo esercito era ormai stremato e i persiani stavano per massacrare i suoi uomini. Parmenione, i persiani migliori, le truppe di Alessandro, gli altri persiani che scappavano. Alessandro volse i suoi cavalli e travolse le forze dei persiani che ancora stavano combattendo. Così facendo salvò Parmenione, così facendo spazzò via il nerbo, la parte migliore dell'esercito persiano, ma così gli scappò Dario. Eppure la battaglia di Isso segnò una svolta nella guerra. Improvvisamente, per la prima volta, si erano affrontati due contendenti e Alessandro aveva vinto. Da questa vittoria ottenne una nomea
grandissima. Molte città si sollevarono e si unirono a lui, molte altre città si sollevarono contro i persiani e ben presto ne parleremo. Il mattino dopo Alessandro non solo trovò nel campo persiano molto oro, molti rifornimenti, la corazza di Dario stesso, ma trovò la famiglia di Dario. Trovò addirittura la madre e la moglie di Dario stesso. Qui viene la curiosità. Quando Alessandro, accompagnato da Efestione, suo compagno e probabilmente il suo amante, raggiunse la tenda della madre di Dario, questi, vedendoli come erano vestiti, con Efestione vestito in maniera molto più elegante rispetto ad Alessandro, che peraltro era ferito dopo la battaglia, lo salutò come re. Alessandro non se l'ha preso ovviamente minimamente, ma disse che l'errore era assolutamente giustificato, dato che entrambi erano Alessandro. Probabilmente un modo per dimostrare quanto fosse attaccato, molto probabilmente anche dal punto di vista sentimentale, ad Efestione stesso. Bene, questo si chiude la nostra seconda puntata. Abbiamo visto un Alessandro che è entrato in Asia e ha sconfitto più volte le forze persiane. Ora le porte sono aperte per lui, ma di questo ne parleremo domani. Io vi ricordo, come al solito, che se volete discutere di questo e altri argomenti, venite sul forum di Bob Italia e poi ricordatevi, come al solito, di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è molto più bella e incredibile di quella che qualunque scrittore, qualunque regista ha mai messo in un libro o in un film. E se volete iniziare a curiosare, qua a fianco c'è l'elenco delle pillole di storia uscite fino adesso. Io vi saluto e vi do appuntamento a domani per continuare le cronache di Alessandro. A domani! Ciao ciao!